schia, piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi. Nuovo perché il vecchio è stato patchato e quindi giustamente ce n'è uno nuovo. Per fare questo glitch avete bisogno di un bunker, un centro operativo, il respawn nel bunker, una LG proveniente da dentro al centro operativo e l'auto da duplicare. E poi abbiamo bisogno di delle birre e molta molta pazienza ragazzi. Allora dovete posizionare l'auto come la sto posizionando io, facendo dei tentativi, vari tentativi, e mentre salite nell'auto dovete premere triangolo e giustamente l'auto deve stare vicino al pallino azzurro in maniera tale da risucchiarvi con l'animazione del centro operativo, insomma in maniera tale da buggarci. Allora, come state vedendo ragazzi, dicevo, ci vuole pazienza, quindi abbiate tutta questa pazienza di poter fare il glitch. Il glitch non è facilissimo, non è come tanti altri glitch facili facili, quindi non state lì a scrivere non funziona dopo un tentativo, perché non è facile, non è stato neanche per me facile girare questo video. E quindi mi raccomando, abbiate pazienza nel provare. Mi raccomando, un'altra cosa, quando scendete dal veicolo che fate il tentativo, pigiate il pad per aprire il menu interazioni in maniera tale da non entrare dentro al centro operativo. Quindi andiamo a tentare. Questo video non ha tagli ragazzi, quindi è integrale. Allora, qui è riuscito ragazzi. A questo punto, quando vi riesce, che cosa dovete fare? Dovete andare in attività recenti di qualche vostro amico e vi andate ad unire. Fate avvia GTA Online, quando vi arriva questo messaggio lo skippate, premete cerchio e lo eliminate. Dopodiché vi ubriacate a morte ragazzi, ci dovete morire ubriachi in maniera tale che il gioco vi farà spawnare al centro della città, o meglio vicino all'ospedale. Una volta che sarete vicino all'ospedale sarete invisibili ragazzi in questa situazione e quindi il glitch starà funzionando bene, diciamo. Qui potete diventare CEO e richiedere un buzzard, oppure potete fare come ho fatto io, salite qui sopra, prendete un elicottero, c'è quasi sempre, se non lo trovate diventate CEO e richiedete un elicottero, andate nel palazzo del CEO ragazzi, fatelo nel palazzo del CEO il glitch, perché sennò altrimenti ogni volta per comprare le birre o dovete cercare il negozio o dovete fare sempre avanti e indietro per il palazzo del CEO. Una volta che siete nel palazzo del CEO dovete entrare nel palazzo del CEO. Io per avvantaggiarmi il glitch ragazzi vado direttamente nell'ufficio e ricompro le birre, così mi trovo già avvantaggiato, non devo fare giri a vuoto. Una volta che ho comprato le birre adesso andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare, insomma vado a comprare le birre. Come vedete diventerete, vi alternerete tra l'invisibile e il visibile, comunque non è quello il problema. Compriamo tutte le birre, una volta comprate le birre andiamo nel garage dove dobbiamo avere l'auto che vogliamo duplicare ragazzi. Io in questo caso, proprio per farvi vedere che il glitch è recente, vado a duplicare l'auto del DLC che hanno appena rilasciato, del DLC che è stato rilasciato ieri. Adesso andremo a vedere quale auto andrò a duplicare, però voi fatelo con una retro custom, con un'auto modificata da Bennis, perché paga molto di più rispetto a questa auto che sto duplicando io. Quindi non mi dite posso duplicare questo, posso duplicare la proto, no, dovete duplicare le auto di Bennis, mi sono rotto il cazzo di ripetervelo migliaia e migliaia di volte, dovete duplicare unicamente auto di Bennis. Io questa auto la sto duplicando ma solamente per farvi vedere che è l'ultimo DLC. Uscite dal garage con l'auto che volete duplicare, richiedete il centro operativo mobile
e vi farà questo respawn, ragazzi. Se non vi darà, richiedi centro operativo mobile, scendete dall'auto, insomma, vedete voi. Comunque a me me l'ha dato, quindi vi spawnerà al porto, richiedete nuovamente il centro operativo mobile perché non l'avrete in zona. Una volta richiesto il centro operativo mobile, ragazzi, passiamo al resto del glitch. Quindi aspettiamo che arrivi il centro operativo mobile. Quando vedete che in mappa è spawnato il centro operativo mobile, vi dirigete verso il centro operativo mobile. A questo punto, ragazzi, entrate nel centro operativo mobile. Anche perché comunque dovete salvare il veicolo, insomma. E vi farò questo lag, in pratica, che vedrete il bunker, insomma. Quando siete nel centro operativo mobile, che cosa fate? Potrete uscire tranquillamente perché tanto l'auto sarà salvata. Una volta usciti, scendete tranquillamente dal veicolo e richiedete una elegy, insomma, ragazzi, dovete richiedere una elegy per far ripartire il glitch. Io rientro nel centro operativo mobile perché ho sbagliato. Scendete a piedi dal centro operativo mobile, ovviamente, ragazzi, chiamate una elegy e la sostituite con l'auto. Giustamente dovete avere un garage con delle elegy, come vi ho già detto. Chiamate una elegy dal garage e la sostituite con l'auto che è dentro il centro operativo mobile, in maniera tale che poi cambierete sessione, vi troverete respawnati dentro il centro operativo mobile dentro al bunker, scusate, e avrete una LG normale per rifare il glitch nuovamente dentro al centro operativo mobile. Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare il glitch, anche se ci sono stati dei momenti di vuoto, però non ho voluto tagliare il video. E detto questo, ragazzi, spero di veramente di avervi spiegato tutto quanto in maniera concreta. Adesso vi vado a far vedere che l'auto l'ho duplicata. Prima chiamo il meccanico e vi faccio vedere dov'è l'auto. Vi ricordate, ragazzi? E poi ci andrò di persona a vedere l'auto proprio per farvi vedere dove sta l'auto. Detto questo, ragazzi, se volete la conferma che l'auto è duplicata, rimanete fino alla fine del video. Io vi lascio un saluto, fate questo glitch, abbiate pazienza nel fare questo glitch. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.